un po', ma è costretto a tornare. Vedi che è una partita molto chiusa in cui c'è un pressing anche del pacchetto difensivo del Siena, e allora vedete la Sampdoria si ferma ed è costretta a ripartire. Poco fa, mentre parlavamo di Milan, c'è stata una bella occasione per il solito Rosina in mezzo all'area di rigore, con la palla che è stata solo sprizzata dall'ex giocatore dello Zenit di San Pietroburgo e la palla è finita sul fondo. È finito il primo tempo di Genova, Genoa 0, Catania 1. Sapete quanti soldi prende Del Neri dal Genoa? Tanto. Prende 1 milione di ingaggio. Beato lui. E oggi c'è uno striscione di quelli feroci della curva rosso-blu che ha deciso che è finito il feeling con Preziosi. È stato esposto uno striscione nel quale si invita ufficialmente Preziosi a levarsi di torno dalla società, a venderla, passare di mano per permettere alla tifoseria Giorgio, io credo in un altro che punto. Alla luce di questo risultato del primo tempo, se dovesse essere quello finale, sia l'ultima volta che vediamo Gigi Del Neri in panchina, perché è arrivato a un punto di non ritorno. Secondo me è il primo allenatore, diciamo, più seriamente implicato di questa giornata per saltare. Intanto c'è un episodio fantasmagorico a Verona, ve la devo raccontare, perché Paletta è quasi riuscito a fare autorigore, cioè ha respinto la palla e se l'è fatta carambolare sul braccio. Bravo. L'arbitro ha detto che va bene così e rimane tutto fermo così. Intanto è finita a Milano, Pino? Sì, finito 0-0 su una ennesima azione d'attacco del Milan. Quindi il Milan meritava il vantaggio. Sì, sì, un golletto. Se te lo dico io, se lo meritavamo. Però, protagonista della partita, Viardi. Non vorrei che fosse che una delle solite partite a San Siro, dove poi Bologna all'ultimo, gonfia, poi alla fine. Però se tieni conto dei primi tempi, il Bologna nei primi tempi non ha quasi mai perso. Il Bologna perde finito sempre. Il primo tempo di Pescara, il primo tempo fra il decimo e il venticinquesimo minuto del secondo tempo. Manca pochissimo la fine di Siena, sì, Raffaele. Finito a Siena ora. Tant'è vero, dicevi Raffaele? Tant'è vero che contro il Chievo ci avevano una paura pazza, invece poi il Bologna segnò il secondo gol proprio in quei minuti delicati. A tre e se andiamo a vedere. Tiri fuori 2-1, 0 assist. Ma mi sembra parliamo un po' di Milan. L'abbiamo visto prima. Parliamo di Milan-Bologna. Ma io certe cifre non riesco. Finita anche a Chievo, si gioca solo a Bergamo, poi tutti i primi tempi sono finiti, ovviamente si gioca a Bergamo, perché si è incominciato con mezz'ora di ritardo alle 3:30, proprio per permettere lo sgombero della neve dai gradoni dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, per permettere soprattutto alla gente di poterci arrivare allo stadio dalle vie limitrofe. Cagliari che è in vantaggio, Cagliari che va vicino al 2-0 con una conclusione di un giocatore che piace tantissimo a Vittorio, che è Ibarbo. Ah, ecco. L'uomo dalle gambe più lunghe anche di Lulic. Allora, il fenicottero, no? I risultati e classifica che arrivano subito e che noi andiamo subito a vedere. Ieri Palermo-Lazio 2-2, Juventus-Udinese 4-0, oggi Fiorentina-Napoli 1-1 e sempre oggi pomeriggio, a Bergamo-Cagliari-Atalanta 1-0, a Verona-Parma-Chievo 1-0, a Genova-Catania-Genoa 1-0, Milan-Bologna 0-0, a Pescara-Torino-Pescara 2-0, Siena-Sampdoria 0-0. Mamma mia, il fattore campo proprio. Tutto saltato. Al momento la classifica dice che Juventus 48, Napoli e Lazio 43 e Fiorentina 36 restano lì perché non si possono più muovere dato che hanno già giocato. L'Inter che ha 38 probabilmente, visto che gioca a Roma stasera, non si scosterà tanto da quel punto lì. Il Parma va a 33, il Milan sale a 32. Chiaramente, caro Pino, hai una classifica che se tu prendessi altri due punti vincendo con il Bologna diventerebbe decisamente più interessante. Assolutamente. Andresti a 34. Sì, hai ragione Giorgio, perché se anche la Roma batte stasera l'Inter, per l'Europa niente. Si riavvicinano due squadre intanto, cioè Milan e al limite la Roma, però, e poi c'è questo Parma, signori, perché a 33 adesso è sesto il Parma, il Parma è sesto, adesso il Parma è sesto e
in proiezione calendario Fiorentina-Parma diventa importante, certo, qualità di lotta Europa. Guarda te com'è, certo, la stranezza di questo calendario. Ma, diciamo, questo è un discorso dell'uomo. Il Milan ha bisogno poi, di dietro. No, ma queste sono tutte storie strane. Non è... Il Milan vuole prendere un giocatore da Milan, un giocatore anche da figurina Panini, ma che gli serva per ritrovare quel tipo di appeal, certo, al Meazza, soprattutto nel quale oggi questa partita, caro Giorgio, si poteva giocare, sarà... al Brianteo a Monza, perché no, probabilmente sarà... era vuoto anche il Brianteo. 10.000 oggi, persone. Ecco, c'è bisogno di questo. E secondo me l'unico in grado di far ritrovare un pizzico di entusiasmo a questa annata così particolare e brutta è Kakà. Non c'è, guarda, Balotelli secondo me, Vittorio, aprirebbe una frattura all'interno della città enorme, secondo anche me. Tutto, tutto quello che vuoi, però Kakà c'è da capire perché questo in 2 anni e mezzo non ha fatto niente o quasi a Madrid. Ma non guarda, ma io non sto... Madrid è andato in una squadra di cui nel Milan abbia piena di campione. Ma non avete capito, io non sto parlando delle, se poi questo Kakà farà la differenza. E quando arrivò Ronaldinho, di sì, cui si capito, diceva era un giocatore che arrivava a Milano già in traiettoria discendente, quante magliette nel mondo vendette il Milan nella prima settimana? 300.000, cioè una roba da urlo, cioè c'è bisogno di un giocatore di questo tipo. È un'operazione di business, no, di, no, allora mi no, capito, ma, no, altro, io non credo che i tifosi del Milan abbiano tutti le bucche al naso, no, cioè, però Kakà ha lasciato, Kakà va bene, ma se non c'è poi un po' di sostanza dietro al giocatore è chiaro che dopo 3-4 partite se i risultati, c'erano già le magliette di Kakà in vendita, se i risultati non perché, arrivano perché, scusate, ma la gente si è eccitata a vedere Ronaldinho, perché vi chiedo io, dopo quando l'avete visto in campo ha fatto la differenza nel Milan Ronaldinho? Poche volte, immaginate, poche, io non so, prega, se potrebbe, poche volte.